metal detector non andavano oggi, per cui questo qua è entrato con la pistola, si è entrato, cioè. Ma se fanno i poliziotti cosa fare? Però il dottor Ciampi è veramente una roba pazzesca. Come se lo spiega lei che si è entrato con una pistola? Il passaggio dove passano gli avvocati non c'è controllo, non si fa la perquisizione. Non si tesserino e passi. Lei lavora qui in tribunale? Sono avvocato. Lei è un avvocato, quindi la conosce bene. Tu non si tesserino e passi. Ma come facciamo ad avere un tesserino? Se lui l'ha premeditata la cosa, si procura un tesserino, lo mostra e passa. E quando ho sentito 5 spari provenienti dall'aula penale del terzo piano, e quindi c'è stato il fuggi-fuggi sostanzialmente, perché abbiamo cominciato a correre. E poi sono arrivati carabinieri, polizia. Quanti spari sono stati? 5, io sei 5 spari. Lei dove, a che piano stava? Al terzo piano, nell'aula a fianco. Sì, nell'aula vicina, sì. Al terzo piano? Ok. Il giudice ha mirato e ha sparato. Poi c'era un altro. Sì, ha mirato proprio il giudice. No, io no. Giudice Ciampi, che veniva dalla sezione fallimentare. Io vabbè, ero lì fuori, ho visto un po' di caos, ho visto tutti i poliziotti con le armi. Correvo avanti e indietro. Io ho il telefono.